Grande successo per la presentazione romana della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Oltre ai giornalisti TV, era presente una parata di VIP del mondo della televisione e dello spettacolo per assistere alla serata sul tartufo condotta da Paolo Notari. L'appuntamento con l'evento che celebra il Tuber Magnatum Pico torna il 28 e 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre. Ad annunciare le novità il sindaco Luca Lisi. Acqualagna, capitale del tartufo, e quindi dove presentare una capitale se non nella capitale italiana Roma, che è un'eccellenza, che rappresenta la storia, e anche noi siamo qui a raccontare la nostra storia, quella di un tartufo, del tartufo di Acqualagna, che ci ha fatto conoscere prima in Italia e poi nel mondo. Rappresentiamo quest'anno la 58esima fiera, che è ricca di novità, tra le quali la gara tra le città del tartufo, che vi vado ad elencare, che sono Alba, San Miniato, Amandola, Acqualagna, Gubbio e Isernia. Una sfida ai fornelli che decreterà un vincitore, ma solo per sottolineare e rilanciare un'eccellenza del prodotto tartufo. Acqualagna è un biglietto da visita per le Marche, ha poi commentato Mirko Carloni, presidente della 13ª Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, presente all'iniziativa. Il tartufo, ha detto, è un fatto agricolo, un bene ad alto valore aggiunto che genera una filiera virtuosa. Ormai nel 2023 è importante parlare del tartufo come un prodotto tutto l'anno, come una grande capacità anche di coltivazione, e la misura di forestazione che prevede appunto impianti di coltivazione del tartufo danno continuità. E si è intervenuti anche dal punto di vista legislativo con una imposta sull'IVA ridotta, ma per fare in modo di valorizzare una filiera, farla diventare sempre più imprenditoriale e fare in modo che, oltre alla raccolta che avviene poche parti dell'anno, ci sia una continuità durante tutto l'anno. Acqualagna in questo è un grande emblema di come si raccoglie, di come si coltiva, di come si trasforma, di come si somministra poi ai consumatori. Quindi eventi come quello che ha messo in piedi il Comune di Acqualagna, sostenuto da tutte le istituzioni, sono momenti davvero importanti che danno valore al territorio. Tra i protagonisti della serata anche Giancarlo Magalli, cittadino onorario di Acqualagna, e l'amico Tiberio Timperi. Il tartufo è una passione incontrollata per la quale si possono fare anche delle pazzie. Non è necessario ma indispensabile. Come diceva Oscar Wilde, posso rinunciare a tutto tranne che al superfluo. Per cui ben vengano queste manifestazioni, queste occasioni per conoscere. Non c'è solamente quel tartufo, ma c'è anche il tartufo di Acqualagna. E la 58esima edizione della fiera metterà in scena più di 50 eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto con il cuore in piazza Enrico Mattei e il Risto Tartufo, dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale e ricette gourmet a base di tartufo bianco. Non mancherà anche il mercato del gusto, aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato. Ciao amici, ciao amiche, allora mi rimproverano a volte perché a Decanter su Rai Radio 2 parlo sempre del tartufo, il tartufo di Acqualagna, ma io lo dico perché parlo di Acqualagna e parlo delle Marche, una regione dove io mi trovo a casa, perché lì per la prima volta ho assaggiato il tartufo bianco. E si dice, no, il primo amore non si scorda mai. No, è il primo assaggio di tartufo bianco che non si scorda mai. Allora, speriamo, in questa grande annata, fino adesso c'era un clima da Ferragosto, era più d'anguria, oggi qua almeno a Roma piove, quindi speriamo sia arrivato l'autunno e quindi speriamo di assaggiare un grande tartufo bianco. Ci vediamo a Acqualagna, ciao da Tinto!